circondato dall'incanto indiscusso del mare in uno dei luoghi più suggestivi di Catania? Pizzeria Balsamo è il posto che fa per te. Situata di fronte al bellissimo porticciolo di Ognina, Pizzeria Balsamo è la terrazza sul mare più indicata per ogni tua ricorrenza. Da una semplice cena intima o fra amici a ogni evento importante che tu voglia festeggiare. Pizzeria Balsamo, dal 1944, la terrazza estiva e invernale più amata dai catanesi. Sono i dettagli che fanno la differenza. Non privartene. Per il tuo benessere visivo, ti aspettiamo in Via Etnea 81 a Catania. Ottica Italia. Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che vedi cambiano. Autocarrozzeria Leone, il servizio di autocarrozzeria che utilizza materiali e prodotti di alta qualità e soddisfa tutte le vostre esigenze. Autocarrozzeria Leone ti offre un'ampia gamma di servizi, carrozzeria multimarca, verniciatura in forno, gestione pratiche assicurative, riparazione in giornata, sostituzione cristalli, ritiro e consegna a domicilio. In più, auto di cortesia e cellulare dedicato per ogni urgenza. Autocarrozzeria Leone, la trovi a Catania in via San Pietro 11C. Autocarrozzeria Leone. E il problema? Non si pone. 15 anni di passione al servizio dei tifosi. Pianeta Catania. Pianeta Catania. Si sente con il cuore. Catania Cagusanza. Ineguagliabili tifosi rossazzurri, ma ci sono col microfono, ci sono? Non mi sento in cuffia. Ineguagliabili tifosi rossazzurri, dicevo buongiorno e bentrovati a questo appuntamento di venerdì 14 giugno con Pianeta Catania del venerdì, ultimo appuntamento di questo, adesso mi sento, visto che non c'ero prima. Ultimo appuntamento di questa stagione, ultimo appuntamento di questi venerdì scoppiettanti perché questi venerdì li comanda, ovviamente chi vi parla è Mario Ricciardello, li comanda e li comanda bene, a bacchetta, con eleganza, con maestria, con tutte le competenze del caso, il grande saggio Jean-François Sabellà. Buongiorno Mario, buongiorno a tutti. Consentimi, grazie per l'impareggiabile. L'impareggiabile per la versione francese. Lui è come la pallavolo, non pareggia mai. Non pareggia mai. E ovviamente si è già svelato. Quelli che ormai sono parte integrante della famiglia di Pianeta Catania, in particolare della famiglia di Pianeta Catania del venerdì, coloro i quali ci sopportano me e te, carissimo Gianfranco Sabella, più te che me, perché io un poco sono simpatico così. E chi sono? Riccardo e Roberto. Buongiorno. Buona giornata a tutti. Oggi devo dire, partiamo subito con la rassegna stampa, così il direttore non potrà mai dire che noi rassegna stampa non ne facciamo. Innanzitutto un saluto a tutti i tanti tifosi in ascolto. Partiamo subito con questa lettura dell'articolo di Giovanni Finocchiaro a pagina 21 del giornale La Sicilia. Però qualche riferimento potremmo anche farlo, potremmo anche adesso dirlo. Lo diamo, io prima voglio dare il titolo. Uno lo loda, lo imbroda e lui stiamo dando, partiamo dal titolo e poi diamo tutti i riferimenti, scateniamo l'irrefrenabile voglia di interloquire dei tifosi del Catania. Il Catania, scrive Giovanni Finocchiaro, ritrova la parola e dice: oggi l'addio Monaco illustrerà i programmi del club, uscirà allo scoperto o sarà solo baccano? Su questa considerazione di Giovanni Finocchiaro invitiamo tutti i nostri amici a scriverci dove? Al 347-73-20-200 potete mandare anche dei vocal, l'importante è che non superino i 60 secondi di durata. Ci potete contattare, scriverci tramite la pagina ufficiale di Pianeta Catania su Facebook, ci potete scrivere sul muro di calciocatania.com, potete lasciare i vostri commenti anche sulla pagina ufficiale di YouTube di Pianeta Catania. Ho dimenticato qualcosa? No, non ho dimenticato niente. Hai visto? Però non mi dire che tu questo...
tu questo praticamente te l'eri preparata tutta questa storia che prima leggevi prima il titolo e poi sì. Certo. Okay. Sì, certo, sì, sì. Prima l'articolo e poi lanciato. Stanotte te l'eri preparata. Stanotte. Comunque intendo fare qua una dichiarazione ufficiale importante. Che il climatizzatore è troppo forte. A parte che il climatizzatore cerca di ammazzare, è tutto un tentativo di Mario, perché non so se avete notato che oggi, per simboleggiare che l'anno prossimo la trasmissione la facciamo io con Gianfranco, ci siamo messi la divisa dell'anno prossimo. Dell'anno prossimo, la stessa quindi divisa. Quindi Mario, invidioso, adesso cerca di eliminare i concorrenti. No, però, si è messa una maglietta dal colore indefinito e indefinibile. Dovresti avere qualche problema col climatizzatore, potete spegnerlo. Perché? Ma raccontiamo l'antefatto. Gianfranco ha acceso il climatizzatore puntando le alette dello stesso su Riccardo e Roberto. Gianfranco, va bene. Per eliminarci. Va bene, ora lo spegniamo. Vai con il. I punti da illustrare sono parecchi: l'iscrizione dopo la cessione degli alberghi di Taormina da parte del padrone, il noto allenatore, la campagna rafforzamenti, i rapporti con stampa e con città. Io qui mi fermo un attimo e dico: in ogni caso si registra un fallimento di carattere tecnico e di carattere pratico. Perché se è vero come è vero che il Catania ha speso tra i 5 e i 6 milioni, ragioniamo sulla base di un'ipotesi che voglia 5 milioni di euro spesi per costruire la squadra che ha costruito l'anno scorso, quello che io mi aspetto oggi dall'amministratore del Catania allo Monaco, a parte la chiarezza, quindi non mi aspetto il baccano che giustamente stigmatizza Giovanni Finocchiaro nel suo articolo, è di capire come fai a sbagliare la costruzione in una squadra in un campionato dove le squadre che ci sono, anche la più forte, quella che ha vinto il campionato, è stata costruita con meno della metà del budget. E secondo, ammetterai anche, e questo non è di secondo piano, non è di minore importanza, che hai fatto il mercato per 3 anni consecutivi, sì, con tutti i problemi del caso, sbagliando il mercato per 3 anni consecutivi, perché non sei riuscito nemmeno a determinare le basi per l'anno successivo. Hai fallito d'un soffio il campionato dell'anno scorso, hai smantellato una squadra sbagliando a costruire la squadra. Questo ce lo deve dire. Poi ascolteremo tutti. Ma io volevo fare un'osservazione, che è questa. Questa cifra alla quale ti riferisci tu, mi pare che non sia una cifra relativa all'acquisto del cartellino dei giocatori. È una cifra relativa al monte ingaggi, se non sbaglio. Ora, se è relativa al monte ingaggi, poiché molti contratti sono pluriennali, significa che l'anno prossimo questa somma è in larga parte già impegnata per gli impegni presi. Correggetemi se sbaglio. Quindi eventuali risorse debbono essere suppletive, perché però se tu il contratto lo cedi non ce l'è più quella spesa. Ma lo devi cedere. Quindi è chiaro. Se lo cedi, questo è un altro tipo di può discorso. Essere no, che ingassi pure. No, voglio dire, se noi facciamo. Stavo cascando. No, niente, se noi facciamo evidentemente una giornata che comincia bene. Se noi facciamo un piccolo, diciamo, riepilogo delle puntate precedenti, da dove ci eravamo lasciati, che praticamente per quanto mi riguarda è lunedì mattina, c'è stata lunedì una vicenda veramente che io ci tengo a sottolineare, veramente particolare, perché quando esce un articolo su un giornale, su una testata online, se ne prende atto e si va avanti. Quando c'è una smentita a questo articolo, e diciamo una smentita attesa, perlomeno da parte mia, perché secondo me quello che c'era scritto in quell'articolo veramente era obiettivamente, non dico di una gravità, ma di una crudezza estrema, io ne prendo atto con tutte le varie, diciamo, smentite della situazione, anche radiofoniche, perché questo abbiamo sentito. Ma poi il colpo di scena a questo punto non è l'articolo che esce o la smentita che arriva all'articolo. Il colpo di scena è che dopo che c'è la smentita e dopo che questo articolo viene modificato, passano un paio d'ore, Mario, e l'articolo ritorna nella sua veste originale. A questo punto tu cosa ti aspetti? Ti aspetti che chi ha fatto la smentita possa dire: vabbè, io ho smentito, tu continui
Dopo che hai fatto un passo indietro, ne fai altri tre avanti perché continui ad attribuirmi delle dichiarazioni che io non ho fatto, io prendo i miei dovuti provvedimenti che possono essere, diciamo, svariati, no? Invece questo non succede. Obiettivamente io rimango molto perplesso, perché dico, ma poi alla fine qual è la verità? Quello che ha detto l'articolo o quello che ha smentito l'intervistato o il, diciamo, colui il quale colloquiava con il giornalista? Obiettivamente questa vicenda mi sembra un tantino surreale, e se posso dire la mia, queste cose possono succedere solo a Catania, in questo frangente, in queste situazioni che stiamo vivendo, perché da questa situazione, cioè dire da quel lunedì mattina, ne escono con le ossa rotte sia la società Calcio Catania nella persona di Pietro Lo Monaco, perché a lui sono state attribuite queste diciamo queste frasi e questi pensieri, sia chi l'articolo lo fa, indubbiamente, perché l'articolo, se tu lo facevi, lo lasciavi là, fermo lì, ok, ma se tu poi l'articolo lo smentisci e poi lo riproponi, evidentemente lo ritiri, lo modifichi e poi lo riproponi, c'è qualcosa che non va. Oggi ci sarà questa conferenza stampa. Cosa mi aspetto io? Ve lo dico subito, non mi aspetto niente. Obiettivamente non mi aspetto niente, perché sicuramente non sarà altro che un ripetersi di tutte quelle, diciamo, conferenze stampa passate che abbiamo visto, e ne abbiamo viste tante. E spero di sbagliarmi, però la mia impressione è questa. Mario. Allora, innanzitutto facciamo una cosa, partiamo dai saluti. C'è già Fabio Renna, che noi salutiamo ed abbracciamo, che ci avvisa di aver mandato un vocal di 1 minuto e 10 secondi, quindi spera che tu non glielo cassi questo. No, vocal. Io ce n'ho uno di 1 minuto e 02 secondi. E allora vuol dire che è stato ancora più bravo di quello che dice. Nel frattempo ho perduto, ecco, la diretta, eccoci qua. Sono in diretta su Facebook, quindi sto leggendo i messaggi dei nostri amici. Abbiamo Papero Rossazzurro, che ovviamente ci saluta, sollecitato da chi? Sollecitato da Salvo Siracusano, il quale scrive: buongiorno, oggi parla il neomelodico. A chi si riferisce? Nico Pandetta, no? No, non lo so, io questo non lo so. No, il neomelodico credo che si tratti del direttore Lo Monaco. E poi c'è appunto sempre Salvo che ci chiede se il Papero c'è. E il Papero prontamente, noi lo salutiamo, risponde: eccomi qua. Perfetto. E aspetta, fermo che non è finita. C'è Salvuccio Smirni che ti saluta. Che saluto anch'io. E in linea con noi. Poi c'è Alfredo Caldarella che scrive: buongiorno amici radio e amici rossazzurri. Oggi tutti in polo. Sto guardando qui il video. Sì. Oggi siamo tutti in polo. Tutti in polo, tutti con le maniche corte. Siamo. Mimmo Spina che ci scrive: buongiorno ragazzi, oggi c'è la conferenza stampa, si paga? No. Io non credo che ci sia. Non solo non si paga, ma è soltanto per i giornalisti. Quindi da questo punto di vista c'è molta chiarezza. Salutiamo Giuseppe Arriva, salutiamo sempre Salvo Smirni che ci scrive: avete polo scene? Tranne Gianfranco Sabella. E beh, quello, grazie, sei un intenditore evidentemente. Salutiamo Cosimo Taormina. E poi ancora Papero Rossazzurro che ci scrive: Carusi, oggi Gianfranco e Riccardo sono in rosa. Ma, boh, dici, chissaccio. Il rosa è un bel colore. Poi sono gli accoppiamenti che lo sublimano o lo fanno diventare veramente qualcosa di inguardabile. Noi abbiamo solo il rosa, quindi da questo punto di vista... Vai avanti. Sono tantissime le persone comunque in diretta con noi. Cosimo Taormina non ha detto niente, no? Cosimo Taormina sta guardando. Ci guarda solo. I punti da illustrare sono parecchi: l'iscrizione, abbiamo detto, dopo la cessione degli alberghi di Taormina da parte del patrone, il nodo allenatore, la campagna rafforzamenti, i rapporti con stampa e città. L'ultimo assalto, scrive Giovanni Finocchiaro, è datato 22 febbraio. Io ricordavo marzo invece, no? Ci sono state vicende che voi tutti conoscete, ma in tutto lo sfacelo che ha portato il Catania sull'orlo del fallimento, chi può dire io non c'entro nulla? Qui Giovanni sta riportando le parole di Lo Monaco alle ultime conferenze stampa. A cominciare dalle curve, vi sembra normale che fuori casa il Catanzaro vada con 500 persone al seguito e noi con molti di meno? Dove sono i nostri tifosi in trasferta? Qualcuno li celebra addirittura come eroi. La minchia, dice Pietro. Si può dire? Io non lo potevo dire? Ha riferito una frase. Sta leggendo.
Solo danni d'immagine e di considerazione presso certi organi e danni alla squadra. La squadra, l'appoggio dei propri tifosi in trasferta, non lo ha mai avuto. Questo è lo stralcio più chiassoso, ma non solo, perché Pietro Lo Monaco, scrive Giovanni Finocchiaro, è andato su tutti i video per la parolaccia gridata con tante I. La ripeto? No. No, no, non c'è bisogno, l'abbiamo capita, la sappiamo. La poi conosciamo. Silenzio, tranne qualche intervento su un paio di siti, a distanza di quasi 4 mesi, rieccolo sul palchetto di Torre del Grifo, si preannuncia un mezzogiorno di parole per riassumere passato, presente e futuro, per spiegare probabilmente, al netto di insulti che voleranno come sempre verso i giornalisti ultra, che cosa farà il Catania. Però io, se non sbaglio, ragazzi, c'è dopo quella conferenza stampa, ce n'è un'altra conferenza stampa quando presenta Novellino e c'è un ritorno a questi argomenti. Stavo arrivando, ma lui mi toglie sempre le parole di sì, no, tu non dovevi urlare, dai. No, non urlava, perché guarda, il punto cruciale è proprio quello che tu stai dicendo. Ci fu quella conferenza stampa famosa, dove tra l'altro, se non mi sbaglio, confermò addirittura che Sottil non l'avrebbe toccato nemmeno Padre Pio da Pietralcina. Dopodiché, arrivato Novellino, non si è limitato, ma qua stava dicendo appunto questo a Gianfranco, a raccontarci del perché di Novellino, di cosa si aspettava da questo tecnico e tutto il resto, ma ha ricominciato con i temi e gli argomenti di cui prima. Dopodiché il silenzio, un silenzio assurdo, surreale e strano, soprattutto, lo ribadirò fino a quando proprio non la memoria mi accompagnerà. Quindi lo ribadirai solo per qualche ora e poi... Intanto per tutto l'anno l'ho ribadito. Nessuno che parla dopo quella partita farsa di Reggio Calabria, perché a Reggio Calabria qualcuno, cercando di trasferire, di indirizzare un messaggio al tecnico Novellino, che chissà di quale colpe si era macchiato all'interno dello spogliatoio, probabilmente quella di avere chiesto, imposto a qualcuno dei senatori di non rompere le scatole e di giocare per la causa del Catania, abbiamo assistito ad una farsa. Il Catania non è andato in campo, e se ci è andato solo per mera presenza, come quando io ero a scuola, però già mettevi mano avanti, a mia non mi ad interrogare, perché non saci niente. Non solo questo, ma minuto dopo minuto abbiamo assistito ad un teatrino e ad una scenetta, a seguito della quale, quindi, di parecchi calciatori del Catania, da Sarno che dice a Novellino che cazzo dici, da Marotta che esce dicendo quelle cose che ha detto, tutta una serie di cose, il Catania assente, tutta una serie di cose. La prima cosa che mi aspettavo, il presidente è stato in trasmissione una settimana fa in TV a parlarci della giornata rossa-azzurra e del perché è giusto che si vada allo stadio, si è assunto delle responsabilità, il proprietario, Lo Monaco un paio di settimane prima aveva tuonato contro giornali, stampa, tifosi eccetera eccetera, e a seguito di una partita del genere, che non è nuova, io mi ricordo di una partita che poi costò le dimissioni a Petrone contro il Melfi, io mi ricordo di una partita, di parecchie partite, per esempio quella di Agrigento, che costò il posto a Rigoli, dove il Catania stacca la spina con atteggiamenti assurdi, non perché giochi male e gli si possa rimproverare qualcosa, ma perché non gioca. Ecco, alla fine della partita contro la Regina, io mi aspettavo da lì a qualche giorno che qualcuno prendesse posizione su Furu. Nessuno, come dice Finocchiaro, tanto baccano prima, fumo negli occhi, dopodiché il nulla. Salvo poi risentire, o meglio, rileggere determinate osservazioni prima della partita contro il Trapani, che recitavano esattamente le stesse identiche frasi dell'anno scorso e di 2 anni fa. E i playoff sono denna all'otto, e i playoff sono difficili, e tutto il resto. No, ma è chiaro che la conferenza stampa di oggi, secondo me, arriva anche addirittura in ritardo, perché il campionato nostro è finito quando da 2 settimane si poteva fare anche prima. Non è mai troppo tardi nella vita. Oggi, obiettivamente, io mi auguro che si possa parlare chiaro sotto tutti i punti di vista. Poi quello che è il discorso delle dichiarazioni, anche Giovanni Finocchiaro adombra qualche anticipazione, ma se fosse come dice lui, appunto, è come poi dico io, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Riccardo, no? Prima che tu intervenga, siccome lui ha sollecitato Cosimo Taormina, cosa ti ha scritto Cosimo Taormina? Cosimo Taormina mi ha scritto che oggi la conferenza stampa verrà fatta solo per annunciare
una giornata rossazzurra per me che sono Rosella. Vabbè, ma è così, ma dormire io lo so dove abita, no? Quindi deve stare attento a uscire di casa stamattina. Scusate, vai Riccardo, io vai. Volevo anzitutto rivolgere a Gianfranco un ringraziamento veramente dal profondo del cuore, che poco fa si parlava che Mario ha una memoria corta, labile, dimentica le cose. Gianfranco mi ha fatto ricordare quando ha parlato dell'articolo di stampa scritto, poi scomparso, poi riapparso nella sua versione integrale. Mi ha fatto ricordare, mi ha fatto ritornare indietro a più di 50 anni addietro. Addirittura. E vi spiego perché chi ha la mia età si può ricordare che c'era un tempo in cui uscivano i film, no? Al cinema, no? C'era magari Piccante, Pepato, poi veniva regolarmente sequestrato. Dopo un 15 giorni, un mese, sul giornale Bell'Annunzio ritorna nella sua versione integrale, scritto in grassetto, il film che era stato sequestrato, no? E allora poi c'erano gente che avevano cinema, tornava, mi si vire tutto, che già con quella frase mi si vire tutto significava che... E allora mi hai fatto ricordare che, vedi, questa situazione dell'articolo che prima appare nella sua versione, poi viene censurato, dopodiché ritorna nel suo splendore integrale. Già questo c'è, perché già allora c'era chi adombrava, dice, ma può essere ogni volta sequestro i nostri film? E poi dopo 15 anni gli disse questo, allora c'è ancora più battage, più entusiasmo. Certo, c'è più, si crea più diciamo... Io devo dire grazie perché mi hai fatto tornare. No, io invece vi voglio dire una cosa. Riguardo sempre alla conferenza stampa di oggi, e torniamo nei canoni quelli, non dico seri, ma quelli importanti. Io, obiettivamente, più che una conferenza stampa di Lo Monaco, che è l'amministratore delegato del Catania, prima mi sarei aspettato una conferenza stampa della proprietà, obiettivamente, no? O quantomeno una conferenza stampa congiunta, cioè dove si presentava la proprietà insieme al suo, diciamo, dipendente numero uno principale, che è Pietro Lo Monaco. Oggi parla Pietro Lo Monaco. Vorrà dire quello che si è detto in quell'articolo? Che qui sopra di lui non c'è nessuno e che quindi lui decide per tutti e per tutto? Io questa domanda vi faccio. Non so se vi siete posto questo quesito, perché possibilmente poi quell'articolo che è uscito, quel rumors che è uscito, non è stato altro che un rumors uscito in maniera ufficiale, non ufficiale, poi smentito, solo per ricordare a tutti determinati paletti che con la conferenza stampa di oggi e con la presenza solo, perlomeno sappiamo questo, almeno che ci sarà anche la proprietà, ma non è stato detto, che con la conferenza stampa di oggi questi paletti verranno evidentemente riconfermati. Quindi se verranno riconfermati, indirettamente è una conferma dell'articolo di lunedì. Secondo quello che dico io, poi tutto può succedere. Vabbè, tutto può succedere, ma lo vedremo solamente a mezzogiorno. Nel frattempo Giovanni Di Bella ci scrive. Allora, intanto volevo chiarire, Riccardo, che io ho la memoria dell'elefante, quindi veramente ho la memoria dell'elefante. Buongiorno a tutti, vi ascolto tutti i giorni e mi sono fatto un'idea. Credo che anche voi abbiate bisogno di riposo, perché non si possono fare sempre polemiche e discussioni sull'amministrazione CT, credo l'amministratore. Avevano detto che dopo la fine del campionato si criticava, ma già sta per iniziare il prossimo campionato e ancora critiche. Ma allora io aspetta, fermo là. No, vabbè, fermo io... là, fammi. No, io sto ridendo. Io, a me, no, nel senso, io ringrazio Giovanni che ha scritto questa cosa. Abbiamo detto, e io me ne assumo piena responsabilità, perché personalmente ho assunto un atteggiamento dall'inizio dei playoff e fino alla fine dei playoff, che era quello del dire. Questi hanno sbagliato, ma veramente per l'ennesimo anno, prendendoci in giro alla stessa maniera, perché se non diciamo questo ci stiamo dimenticando il pezzo importante, quindi non c'è una polemica, ma una mera constatazione dei fatti, degli errori in fase di campagna acquisti, dei proclami smentiti sempre dalle stesse persone e sempre con le stesse parole, e siccome il bene assoluto per noi è il Catania, di questo dobbiamo parlare. Finiti i playoff, i conti si devono fare. E se qualcuno pensa che per l'ennesimo anno si debbano fare adducendo motivazioni o
facendo relazioni improvvisate rispetto a quelli che possono essere i motivi presunti dell'ennesimo fallimento sportivo, si sbaglia. Si sbaglia. Perché se noi vogliamo bene al Catania, visto che in tempi passati eravamo pronti a processare chi che sia, soprattutto il presidentissimo Massimino, anche se si metteva un pantalone che non piaceva, qui dobbiamo chiaramente dire che quello che è mancato è stata la chiarezza e la consapevolezza, cioè manca la consapevolezza del fatto che Catania è una piazza importante dove non, nessuno ha l'anello al naso. Dopodiché chi fa il bene del Catania, che si chiami Gianfranco Sabella piuttosto che Pietro Lo Monaco, per me ha ragione. Chi non fa il bene del Catania e se la prende col Catania, con i suoi tifosi, e se la prende con la città, sbaglia. Punto. Fa bene Giovanni Di Bella a dire comunque che, a dire la sua, il campionato ancora deve iniziare, anzi, sono appena finiti i playoff ed è proprio questo... Ancora non sono finiti i playoff. Scusami, per il Catania sì. Ah, per il Catania. Per il Catania sì. Ed è proprio questo il momento in cui bisogna inerpicarsi nei ragionamenti, altrimenti restiamo muti e l'anno prossimo una soppama a cucuzza, Giovanni. Possiamo fare così. Andiamo avanti. C'è Papero Rossazzurro che dice grande Gianfranco, il poeta catanese, poi mette tre occhette. Non sono papere, ma tre occhette. Okay. E salutiamo Pier Italia che sta guardando il video con noi, così come Andrea Di Mauro e Lucia Puglisi. Max Sbrex che dice Sabella è sempre il più bello. Però, a parte questo, sono molto curioso sulla conferenza stampa di Lo Monaco, anche se col carattere che ha posso immaginare il suo discorso. Riccardo ti ammonisce Papero, la tua voce si sente piano, ci vuole il tocco magico e vellutato di Sabella. Ma tu c'hai il tocco vellutato? Magico, vellutato no, ma magico sì. Ma Roberto, secondo te Gianfranco ha il tocco vellutato? Sì, sì, ce l'ha tocco vellutatissimo. Vabbè. Alla Robby Baggio ce l'ho. Bruno Marchese che saluta tutti, in particolare Gianfranco. C'è qua tutti, saluta in particolare Gianfranco. Ricordiamo che oggi è l'ultima puntata, no? Del venerdì. Quindi è meno male, voglio dire. Perché... Buongiorno a tutti. Caro Gianfranco, ora che formazione facciamo il venerdì mattina? Quelle dei campionati estivi dei Salesiani? No. Mi prende in giro scrivendo, ma che bello Mario Ricciardello, ci fa anche rima ormai. Ecco, bravo, questo ti fa contento. Francesco bravo, lo dice per farmi contento. Francesco Napoletano che saluta e dice buongiorno a tutti. E Antonello La Rosa che sta guardando il nostro video in diretta, noi lo salutiamo e lo abbracciamo. Io prima che Roberto prenda la parola, volevo ringraziare personalmente coloro i quali fino ad oggi ci hanno seguito e sono veramente tantissimi. Ma veramente tantissimi. La puntata del venerdì è una puntata che piace come tutto Pianeta Catania e mi permetto di ringraziare personalmente gli sponsor che hanno permesso che questa stagione si espletasse nel migliore dei modi, così come Radio Lab e Radio Zammù. Quindi io saluto innanzitutto la signora Balsamo, dalla quale presto andremo ad organizzare una gran bella mangiata. Saluto Emanuele Leone che tra l'altro... è diventato papà, quindi gli rivolgiamo i nostri migliori auguri. Auguri. Saluto anche Fabio Renna, di cui ascolteremo il vocal, che per gran parte della stagione è stato nostro sponsor e quindi ha sostenuto i nostri colori e le nostre ragioni. E poi anche Pier Italia, che ha delle responsabilità. Allora, Pier Italia che è il nostro sponsor ed è il nostro fornitore d'occhiali ufficiali. Quelli da vista li ho persi, ma i Ray-Ban, se io avessi saputo che io mi venivi questi occhiali che ci veniva a cerquattro di Pianeta Catania, io non me l'avessi accattato, anche perché sono stati oggetto del contegno. Allora, ma dillo che ti hanno venduto a un prezzo stracciato e quindi tu per questo te le sei comprati, dai. No, io non sono uno che bada a queste cose, famo scundo, semplicemente accattai l'occhiale e basta. Allora, facciamo così Mario. Andiamo in pausa. In pausa, perché sono già le 8, poi la parola a Roberto, ok? E poi vorrei rispondere io al nostro amico che ci diceva che già siamo nella prossima. Ma allora io ti faccio una proposta, Roberto, sì. Stava dicendo qualcosa. No, no, prima... no, no, dopo. No, no, andiamo in pausa. Hai visto, Roberto, deve dare per forza ragione a Gianfranco. Vabbè, andiamo in pausa. Pianeta Catania, la voce della passione rosso-azzurra. Ah!
Autocarrozzeria Leone, il servizio di autocarrozzeria che utilizza materiali e prodotti di alta qualità e soddisfa tutte le vostre esigenze. Autocarrozzeria Leone ti offre un'ampia gamma di servizi: carrozzeria multimarca, verniciatura in forno, gestione pratiche assicurative, riparazione in giornata, sostituzione cristalli, ritiro e consegna a domicilio. In più, auto di cortesia e cellulare dedicato per ogni urgenza. Autocarrozzeria Leone, la trovi a Catania in via San Pietro 11C. Autocarrozzeria Leone. E il problema non si pone. Sono i dettagli che fanno la differenza. Non privartene. Per il tuo benessere visivo, ti aspettiamo in Vietnea 81 a Catania. Ottica Italia. Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che vedi cambiano. Vuoi gustare anche in inverno un'ottima pizza circondato dall'incanto indiscusso del mare in uno dei luoghi più suggestivi di Catania? Pizzeria Balsamo è il posto che fa per te. Situata di fronte al bellissimo porticciolo di Ognina, Pizzeria Balsamo è la terrazza sul mare più indicata per ogni tua ricorrenza. Da una semplice cena intima o fra amici a ogni evento importante che tu voglia festeggiare. Pizzeria Balsamo, dal 1944, la terrazza estiva e invernale più amata dai catanesi. 15 anni di passione al servizio dei tifosi. Pianeta Catania. Pianeta Catania. Si sente con il cuore. Ed eccoci tornati in diretta su Radio Lab Radio Zammu. Stavamo dicendo che a questo punto la parola va a Roberto. No, io una breve considerazione sulla conferenza di stamattina. Secondo me non succederà praticamente niente, per dirla alla Shakespeare, tanto rumore per nulla. La cosa inquietante è stata invece l'intervista concessa a Ida Sport Press lunedì scorso, non tanto per i toni che sono stati eccessivi e non lo commentiamo più, ma per tutto quello che è successo dopo. Perché c'è stata una smentita da parte della società. Sono entrati e sono usciti virgolettati sulle dichiarazioni di uno Monaco. È stata ritirata per un breve momento l'intervista nell'agenzia di stampa per poi essere di nuovo pubblicata. Fra l'altro, io mi ricordo che quando Maurizio Mosca si inventò un'intervista a Zico non solo lo sbugiardò su una trasmissione sportiva di Italia 1, ma poi chiese non la rettifica, chiese i danni, e ci fu un processo civile che vide Maurizio Mosca perdere e pagare una penale pazzesca. Quindi il solo fatto che l'intervista sia stata ripubblicata e che il direttore Lo Monaco non abbia adito quelle che sono le normali vie per confermare il fatto che non aveva rilasciato quella dichiarazione, la lascia molto lunga. Ora, io non voglio qui dilungarmi, è stata un'annata difficile, un'annata che è agli occhi di tutti è andata male, non tanto per il risultato, perché si può perdere nel campo, quanto per il gioco regolarmente espresso in ogni partita. Cioè il Catania ha messo sotto, ha dominato un solo incontro, quello con la Regina durante i playoff. Per il resto il nostro è stato sempre un gioco asfittico, lento, prevedibile. Sono successe le cose discutibili che non vorremmo mai vedere, i giocatori che mandavano a quel paese qualsiasi allenatore nell'assoluta mancanza di un intervento da parte della società. E questo intervento lo doveva fare lo Monaco. Ancora una volta si è assistito a questo turpe triatino per cui i ragazzi non devono giocare perché si devono preferire giocatori più anziani. Ed è andato in questo modo. Allora, se
la società fosse in armonia con il respiro della tifoseria e della città, oggi non ci sarebbe da discutere di niente. La proprietà, proprio per essere in armonia con il respiro della tifoseria, dovrebbe prendere atto di un sostanziale fallimento di 3 anni di Lo Monaco e cambiare pagina. Se questo non succede, indubbiamente un po' tutti dovremmo farci delle domande, perché l'intervista rilasciata da Lo Monaco dice alcune cose, parla di soldi, ma dice che lui non può essere messo in discussione da nessun dirigente del Catania. Ma allora chi è il vero proprietario? Ti può venire anche questo dubbio. Quindi aspettiamo questa conferenza, dopodiché io non so quale sarà il futuro della società, perché con questa logica temo che non si vada molto lontano. Potrebbe anche essere, Mario, vediamo se tu sei d'accordo con me, che in questa conferenza stampa il direttore, l'amministratore delegato possa smentire ancora una volta quella che è stata l'intervista, no? Potrebbe diciamo approfittare di oggi per smentire, ma dovrebbe poi dire delle cose diverse. Potrebbe essere quello che ha detto, no? Un presupposto. Però aspettiamo. No, il presupposto no, io il presupposto li voglio creare con questo messaggio. Sì. Stavo leggendo anch'io. Vai. Ce l'ho sulla diretta Facebook. Perfetto, io ancora sono rimasto là. Quindi. Allora c'è Gaetano Crescente, che altri non è Modica Rossa Azzurra, no? Che dice: allora sono diventato smemorato, ma mi pareva di ricordare che tutti compresi i presenti in trasmissione, glorificavano la campagna acquisti del Catania e tutti a dire che la squadra era molto più forte di quella dell'anno prima. Modica Rossa Azzurra. Poi c'è Francesco Scarpato che dice: buongiorno a tutti, siete tutti pronti, penso, a criticare la società? Scusate, ma c'è qualcuno che possa sostituire Pulvirenti? E poi alla fine Alfredo Caldarella dice: Mario, la storia del Catania è fatta di picchi, di massimo e di minimo, il ciclo di Pulvirenti Lo Monaco è in discesa a danneggiare fortemente il proseguo della visibilità nazionale che ci siamo giocate con i fatti dell'ex presidente e il cartellino dell'AD. Difficile venirne fuori. Carmelo Melo dice: ne vogliamo parlare del secondo tempo di Catania Bisceglie? Come si fa a licenziare il proprietario, cioè chi ha messo i soldi? Dice anche Carmelo Melo. Ora torniamo al discorso di Modica Rossa Azzurra, no? Sì, io prima volevo rispondere alla tua domanda. Cosa succederà oggi? Lo vedremo oggi. Bisogna prendere atto di una cosa. Se è vero come è vero che tutti noi pensavamo che questa conferenza stampa dovesse venire sicuramente dopo i fatti di Reggio Calabria, dopo tutta una serie di cose, il nostro timore era che prima del 20-25 di giugno nessuno nel Catania si potesse assumere la responsabilità di andare davanti ai microfoni e parlare di che cosa lo vedremo oggi. Oggi è il 14 di giugno, se non vado errato, e oggi ci sarà Lo Monaco. Io voglio ascoltare cosa dirà Lo Monaco. Mi piace rispondere immediatamente, prima che a Modica Rossa Azzurra, che saluto e abbraccio con affetto, a Francesco Scarpato. Perché a Francesco io voglio dire semplicemente questo: Francesco, tu hai ragione, ma vedi, le critiche a prescindere non ci stanno mai. Però questa è una trasmissione, ma lo voglio ricordare a tutti, che è una trasmissione che ha sempre criticato, poi ovviamente ognuno lo fa alla propria maniera, quando c'è da criticare, sempre sostenuto quando non c'era da criticare ma c'era da sostenere, indipendentemente da chi fossero gli attori protagonisti della situazione. E soprattutto non abbiamo mai detto via tutti a prescindere da ogni ragione, abbiamo chiesto chiarezza, abbiamo chiesto serietà, abbiamo chiesto garanzie per questa squadra, ma non abbiamo mai detto ora volevo Annauccio. Perché c'è una netta differenza tra chi dice, come è successo in passato, via tutti a prescindere, nonostante in passato nessuno mai si sia macchiato degli errori di cui si è macchiato il proprietario del Catania, o nessuno mai abbia condotto la direzione amministrativa del Catania avendo il coraggio e facendo gli sbagli che ha commesso l'amministratore delegato del Catania in conferenza stampa più di una volta, dalle pistole ad acqua, come se Catania fosse una città come tante altre. In realtà abbiamo, credo, uno diciamo, il valore assoluto di questa città è il patrimonio che è il pubblico, e non è che solo quest'anno Lo Monaco si sia espresso in una certa maniera nei confronti dei tifosi.
Quindi non diciamo via tutti a prescindere, anzi siamo sempre attenti nel dire guardate che prima di dire via tutta a casa vogliamo garanzie per chi eventualmente avesse la possibilità di venire a prendere il Catania. Mi pare che non ce ne siano da no, questo ma punto a prescindere vista. Da e questo. Detto questo a Modica, io voglio dire, Modica quando il Catania ha iniziato la Coppa Italia ha fatto degli ottimi, ha conseguito degli ottimi risultati. Però Modica, non credo che tu sia smemorato, anzi, credo che tu ricordi benissimo che sin dall'inizio, prima ancora che iniziasse il campionato, ma non solo il sottoscritto, dicevano in maniera chiara delle cose che hanno fatto imbufalire qualcuno. Io li continuo a manifestare. I miei dubbi sull'Odi, faro del centrocampo, nonostante i 14 gol, li ho sempre avuti. Ma mi pare che nessuno possa smentire che da qui si sia detto che al Catania mancava qualcosa a centrocampo e che il Catania stava giocando con un 4-3-3 senza gli esterni. E non è un caso che Sottil abbia cominciato con un 3-5-2 o 5-3-2 che dir si voglia. E non è un caso che lo abbia fatto Lucarelli l'anno scorso pur avendo in squadra due esterni puri. E mi pare che sin dall'inizio, Modica, abbiamo detto che trattare di grazia per come è stato trattato fosse un errore, innanzitutto un danno al patrimonio possibile del Catania, prima ancora che un danno al ragazzo. E poi il danno tecnico, perché il Catania affrontava un campionato senza esterni di ruolo. Ora, questo non significa che nessuno di noi avesse entusiasmo, perché io lo premetto qui, io sono prontissimo, perché non saprei fare altrimenti, a prendere i soldi, a rifarmi l'abbonamento umile di tifoso che può vedere la partita dalla curva, qualunque poi dovessero essere le situazioni, ma la mia parola, così come quella di Pianeta Catania, la dirò sempre. Chi c'era poi? No, io c'ero io. Aspetta un attimo Mario, non voglio dire semplicemente a poi Gaetano, rispondiamo anche ad Alfredo. A Gaetano, quindi a Modica, che lui è uno di quelli che ci segue sempre. Lui non è smemorato, non lo so se lui è smemorato o meno, non lo so. Io non sono smemorato. Da questo punto di vista, ancora oggi, io ricordo bene le cose. E ti posso dire, riavvolgendo il nastro, che io ero il primo, perché io so fare ammissione di colpa e so essere obiettivo nella mia vita, non solo ai microfoni di Pianeta Catania, che praticamente Sottil mi soddisfaceva sia come figura di allenatore, come esperienza nella categoria, sia come anche conoscitore dell'ambiente. Uno, ti posso dire che la squadra, per come era stata concepita sulla carta, a me soddisfaceva, perché pensavo potesse dare qualcosa di più rispetto a quella dell'anno scorso. Ti posso dire che anche la campagna acquisti mi era andata bene, soprattutto perché aveva tolto delle incompiute, delle figure come, e faccio i nomi, come Mazzarani e Russotto, che per me erano delle figure che oggettivamente poco chiare nell'ambito della squadra rossazzurra. E chi dice il contrario oggi, che dice che la squadra dello scorso era più forte perché c'era Mazzarani e Russotto, dice fesserie secondo me. Poi cosa succede? Succede che c'è il campo. E il campo è quello che giudica in maniera estrema e definitiva il lavoro che si fa in estate. E man mano che il campo si esprimeva, Pianeta Catania non faceva altro che accorgersi, come ha sempre fatto, guardando al campo, perché noi non guardiamo poi quando si esprime il campo chi ci fa più simpatia o meno simpatia, guardiamo i risultati che sono quelli che devono essere poi analizzati, no? Ci siamo resi conto che sbagliavamo se tutti pensavamo, io in primis, che il Catania fosse uno squadrone che poteva vincere il campionato. Non dico stravincerlo, ma vincerlo. E durante già il mese di novembre, andate a guardarvi le registrazioni, si era messo in evidenza quella situazione che poi è esplosa in tutta la sua, diciamo, gravità il 9 dicembre in Bisceglie-Catania. Perché Bisceglie-Catania il 9 dicembre è veramente una data che fa da spartiacque al campionato del Catania. Era là che bisognava rendersi conto che questa squadra aveva bisogno non di una sistemazione, di una sterzata, diciamo, di quelle importantissime. E come dice giustamente Mario, Lodi a centrocampo, Biagianti che lo supporta, e Sciama che entrava, faceva tre minuti e usciva, e che è stato presentato come il migliore degli acquisti al posto di Russotto. Era là che ti venivano i dubbi e le considerazioni negative in virtù di quello che stavamo vedendo. Aspettavamo il mercato di gennaio, che ha fatto sì arrivassero dei giocatori. Per esempio io di Piazza devo dire che non sono scontento,
Ma poi dopo Di Piazza, Sarno potrebbe essere il caccavallo dell'anno scorso, cioè dire, ci potrebbe servire più per l'anno prossimo che per quest'anno. Caccavallo, vi ricordate, l'anno scorso ce lo siamo tolti e poi quest'anno ha fatto un inizio di stagione sfavillante con Baldini. Quindi cosa ti voglio dire? Ti voglio dire che quello che sono state poi le problematiche rossazzurre da questi microfoni sono state sempre evidenziate, perché si sono messe troppo in evidenza. Non è vero che poi noi abbiamo continuato a dire, se questo che volevi dire tu, io, che noi abbiamo, parlo con, che noi abbiamo sempre detto che la squadra, noi poi abbiamo cominciato a sottolineare che questa squadra andava sistemata per come non è stato. E per esempio il discorso degli esterni, torno a dire, Lussotto via, mi sta benissimo, ma deve essere sostituito non da Sciama, deve essere sostituito da un titolare. Non è arrivato nessun esterno, anche nella campagna acquisti, di gennaio. A gennaio il centrocampo non è stato per niente, il centrocampo bisognava completamente stravolgerlo, non è arrivato niente. Quindi la realtà del Catania, e poi arrivi quarto, perdi il quarto di finale playoff, è chiaro che si apre un processo a quella che è stata tutta la stagione. Ma io, consentitemi, devo finire perché poi mi dilungo troppo. Allora, io volevo fare un'osservazione che spero venga posta oggi nella conferenza stampa, su un fatto sul quale io ho la mia opinione, però poi può essere, diciamo, un po' trattato un po' da tutti. Cioè, noi quest'anno abbiamo avuto due casi analoghi con due comportamenti da parte della società radicalmente diversi. Abbiamo avuto Aia, che in scadenza di contratto ha giocato praticamente tutte le partite. Abbiamo avuto Di Grazia, che in scadenza di contratto è stato messo fuori rosa, poi ripristinato, poi di nuovo fuori rosa. Allora, a mio avviso non si può dire che la scelta è dipesa dal fatto che Aia fosse utile e Di Grazia no, perché Di Grazia ci sarebbe servito come il pane quest'anno, perché noi, con la carenza di esterni che abbiamo detto che abbiamo avuto, Di Grazia è un esterno di ruolo. Non possiamo dire, a mio avviso, che sia dipeso da un fatto disciplinare, perché dopo che abbiamo visto quello che hanno fatto impunemente Marotta, Di Piazza, Sarno e compagni, il discorso disciplinare a Catania non può essere preso per nessun motivo a giustificare niente, perché si è consentito di tutto e di più. E allora vi dico qual è la mia opinione. La mia opinione della differenza fra Aia e Di Grazia dipende da un fatto semplicissimo. Di Grazia è un prodotto del vivaio locale e come tale, per questo peccato originale, considerato poco meno di niente. Poi io spererei che qualcuno oggi facesse questa domanda, perché credo che sia una domanda pertinente, perché se noi abbiamo detto che il Catania non ha avuto gli esterni, un esterno ce l'aveva quantomeno. Allora, Riccardo, detto che il tuo discorso non fa una grinza, io però lo ricordo bene, noi di questa storia di Di Grazia non abbiamo parlato a dicembre dopo la partita col Bisceglie, noi ne abbiamo parlato da subito, perché i fatti li mettiamo, al di là del fatto che poi qualcuno che non ascolta la trasmissione dica che non è così, non parlo di Modica che invece ci segue tutti i giorni, diciamo che quello che abbiamo da dire lo abbiamo sempre detto nell'interesse del Catania. Velocissimamente, prima di andare da Ivano Teodoro che ci sta aspettando al telefono, un saluto a Michele Aiello, a Carmelo Melo che ci dice come si fa a licenziare il proprietario che ha messo i soldi, parla di Lo Monaco, Enrico Borbone che chiede a viva voce che ritorni Lucarelli, Livio Leonardi che ci dice dico la mia, basta parlare della società, la zita è questa, non abbiamo una grossa forza, intanto scriviamo la squadra al torneo, giochiamo e non aspettiamoci più di quello che abbiamo visto. Chiduca Nesci Nesci, tutto qui, una vabbè, dice sia così, buona giornata, grazie Livio. Poi c'è Francesco Scarpato che dice non era diretto a voi, va Francesco, per carità, noi prendiamo spunto anche per rispondere a tutti, tranquillo. Luca Russo che ci dice secondo me gli esterni del Catania l'anno scorso erano molto più forti, compreso Russotto, non dimentichiamo che a Cavallo e Porcino avevamo in difesa anche Bogdan, che pare che ora sia richiesto dal Napoli. Questo è un altro mistero, no? Lasciar sfuggire un calciatore che ti può fruttare denari se lo tieni ancora un anno, venderlo per pochi spiccioli e poi parlare di questioni economiche. Paolo Testa che invece ci saluta e ci dice buongiorno amici, e noi buongiorno lo diciamo anche a chi ogni venerdì ci tiene compagnia grazie all'intervento telefonico, buongiorno Ivano Teodoro.
Buongiorno a te Mario, buongiorno a tutti voi. Ivano, io ti consegno subito alle due domande che ti voleva fare Gianfranco Sabella, mi pare che fosse lì pronto a togliermi. Sono pronto. No, no, io non... Che domande, scusa un attimo. Che ha la capacità, vedi volevo... ha la capacità di... ha sistemato tutto bene all'inizio, poi dopo deve andare per forza in distanza. Io volevo semplicemente dire che per quanto riguarda Bogdan, forse è una delle cose più giuste che ha fatto l'amministratore delegato negli ultimi anni. Perché Bogdan è arrivato a parametro zero, lo hanno venduto con dei bei soldini, perché vendere quasi a 1 milione un giocatore in Serie C non è cosa da poco, e andava venduto Bogdan perché aveva un profilo di quelli che era richiesto, aveva mercato, e devi venderlo perché purtroppo la Serie C ti impone queste cose. Tieni un altro anno e poi vedrai quanto ti vale Bogdan. Scusami Mario, però c'è da dire questo, e se l'altro anno poi finisce come passato e finisce in passato con altri giocatori che non si confermano e perdi anche quelli, non sono d'accordo su questo di Bogdan. In ogni caso, Ivano, buongiorno. Sì, io scusami, proprio su Bogdan volevo dire anche un'altra cosa. Influisce anche il parere del giocatore, bisogna capire poi la volontà del giocatore, naturalmente, di fronte ad un'offerta di una categoria superiore, di volere accettare di restare magari in Serie C. Quindi questo bisogna fare un discorso più completo. Ma Bogdan, secondo me, riveste i canoni della giustizia a tutto tondo. Ma questi sono pareri miei, ognuno abbiamo il nostro, giustamente. Quindi Ivano, questa conferenza stampa di oggi, tu sarai presente, tu cosa ti aspetti? Ma cosa mi aspetto? Da come è stato preannunciato naturalmente attraverso il sito ufficiale del Catania, mi aspetto che insomma lo Monaco analizzi in primis naturalmente l'andamento della stagione appena conclusa. Di fatto la situazione insomma che presenterà proprio l'amministratore delegato del Catania in conferenza stampa annuncia quello che sarà il futuro, quindi io da questo punto di vista non mi aspetto rivoluzioni chiaramente in casa Catania, perché altrimenti penso che a parlare si sarebbe presentato Pulvirenti, insomma chi per lui, qualcuno che rappresentasse la proprietà, per cui il fatto che in conferenza stampa si presenterà l'amministratore delegato è già un indizio per quello che riguarda il futuro del Catania. Non so cosa ne pensiate voi, ma mi sembra abbastanza evidente questa situazione. È chiaro che immagino che lo Monaco partirà dal passato, quindi dalla stagione appena conclusa, per poi insomma proiettarsi in quello che sarà il futuro del Catania, e poi chiaramente sarà ai presenti, quindi un po' tutti noi, cercare di capire quello che sarà il futuro e come intenderà da questo punto di vista l'amministratore delegato del Catania a recuperare, se si può recuperare, il rapporto di fiducia con la tifoseria. Appunto Ivano, io volevo dirti questo, c'è una tifoseria che quantomeno è spaccata, no? Nel senso che c'è chi è pro, c'è chi è contro il continuo dell'avventura di Pietro Romano ad amministratore delegato del Catania. Tu pensi lui possa toccare anche questo argomento o evidentemente saltarlo a pie pari per proiettarsi invece verso altre discussioni? Beh, è chiaro che se non dovesse trattarlo, immagino che qualcuno di noi ci penserà sicuramente per farglielo trattare, perché credo che sia il tema principale per evitare che la prossima stagione possa partire già col piede sbagliato, no? Perché partire sicuramente con una spaccatura tra tutto l'ambiente, in particolare tra la società e la tifoseria, sicuramente non aiuterebbe il prossimo campionato del Catania, che naturalmente dovrà vedere i rossoazzurri nuovamente in assi di partenza tra le squadre favorite. Quindi è fondamentale che si analizzi questo aspetto. Bisognerà capire effettivamente quali saranno le iniziative, qualora ci saranno, per cercare di recuperare la tifoseria. Quindi questo è sicuramente una domanda che verrà posta, almeno questo è quello che immagino. Naturalmente nel momento in cui avremo la possibilità di parlare, di certo si analizzerà un aspetto come questo, che ritengo essere fondamentale. Beh Ivano, c'è una domanda di Riccardo in questo caso. Ciao Riccardo. Ciao. Io vorrei porre l'accento sulla differente situazione del direttore Lomonaco, perché lui riveste due incarichi, uno di amministratore di una SPA, e normalmente gli amministratori restano in carica per quella che è la durata del loro mandato, quindi normalmente triennale. Poi hanno la delega può essere ritirata in qualunque modo, perché non è collegata con l'essere o meno amministratore. Poi c'è l'incarico di direttore generale, che è indipendente della società, che è un incarico che normalmente è a tempo indeterminato, cioè
fino a che questo incarico non viene interrotto attraverso un qualche provvedimento di allontanamento o di missione. Ora, posta questa differenza di questi due incarichi, quello che verrebbe a scadere giorno 30, salvo rinnovo, sarebbe quello di componente del Consiglio di amministrazione. Tu riterresti possibile che la società veda di fare una scissione fra questi due ruoli, a prescindere che probabilmente per quello che credo di conoscere io del direttore non sarebbe comunque accettato, ma credi che possa essere possibile un qualcosa del genere? Perché, perdone, a questa conferenza stampa non dovrebbe partecipare anche la proprietà se si tratta di una conferma o di un, cioè, come tu anticipi tutto sommato, no? No, diciamo, io non anticipo perché non sono al corrente, provo a fare 2+2, Riccardo, io credo, ma è naturalmente una mia considerazione, che nel momento in cui viene indetta una conferenza stampa che dovrebbe parlare di passato, presente e di futuro, e si presenta naturalmente ai microfoni l'amministratore delegato del Catania tuttora in carica, immagino che da questo punto di vista, diciamo, vedo da questo punto di vista una soluzione di continuità, ecco, questo è quello che io immagino, quindi questa è la mia deduzione da questo tipo di conferenza stampa che è stata indetta oggi. Per il resto ti sei risposto anche da solo, insomma, l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, sappiamo benissimo come è abituato ad agire in campo sportivo, in campo calcistico. Io non credo che prenderebbe in considerazione un'ipotesi di scissione e quindi di dedicarsi esclusivamente al lato amministrativo della società. Quindi questo penso, ripeto, di poterlo escludere categoricamente, ma naturalmente anche in questo caso sono le mie considerazioni. Quindi immagino che da questo punto di vista il 30 giugno, dal punto di vista tecnico, non ci saranno degli stravolgimenti, delle novità, anche perché, Riccardo, parliamoci chiaro, oggi Lo Monaco si presenterà in conferenza stampa, la maggior parte delle domande sicuramente riguarderanno l'aspetto tecnico e sportivo piuttosto che quello amministrativo, per cui credo che se la società avesse avuto intenzione di cambiare quello che era insomma colui che si dovrebbe occupare della prossima stagione sportiva, si sarebbe presentato, insomma, Pulvidenti, si sarebbe presentato magari Davide Franco o qualcuno chi per lui. Quindi il fatto che si presenti Pietro Lo Monaco, secondo me, è un indizio molto forte da questo punto di vista. Oltre che tecnico e sportivo, anche l'aspetto dei rapporti con la tifoseria è evidente. È chiaro che in questo, secondo me, il fulcro principale di questo incontro stamattina sarà quello. È chiaro, quindi ripeto, non credo che ci possano essere a questo punto degli stravolgimenti dal punto di vista societario per quanto riguarda la prossima stagione. Sono delle considerazioni che secondo me vengono naturali dal momento in cui si viene, diciamo, si apprende che la conferenza stampa di oggi sarà appunto condotta da Pietro Lo Monaco. Ivano, noi ti ringraziamo per questo intervento. C'era forse Roberto voleva fare una considerazione, abbiamo circa 100 messaggi da leggere, ragazzi. Quindi Roberto, velocemente. Una sola domanda. Sì. Pensi che la società Calcio Catania abbia contezza che un'eventuale conferma di Lo Monaco porterà a una netta diminuzione del numero degli abbonati? Ma guarda, questa è una domanda secondo me scontata, io credo proprio di sì, cioè sarebbe avere tipo i prosciutti davanti agli occhi per poter non prendere in considerazione questa cosa, nel senso che io credo che la società sia assolutamente al corrente di quello che sta succedendo in questo momento a Catania e di quello che in questo momento i tifosi vogliono in seno alla società Calcio Catania. Non credo assolutamente che la società caschi dal pelo da questo punto di vista. Evidentemente avranno fatto le loro valutazioni e avranno in mente di intraprendere determinate soluzioni per cercare di risolvere questa problematica, che sicuramente è una problematica importante in questa città in questo momento, perché è chiaro che partire un campionato con una spaccatura tra società e tifoseria in particolare non fa bene a nessuno, né ai tifosi né tantomeno alla società, che chiaramente si deve riapprocciare a questo campionato nel tentativo di vincerlo. Quindi io credo che la proprietà, la società, sia assolutamente al corrente di quello che sta succedendo a Catania in questo momento. Ivano, questo non ho dubbi. Noi
vorremmo rimanere a parlare con te per tutta la trasmissione, ma abbiamo circa un centinaio di messaggi che adesso poi Gianfranco ci leggerà. Probabilmente dopo verranno pure domande per te, ma ahimè dobbiamo necessariamente chiudere. Noi ti ringraziamo innanzitutto per oggi, ma poi per tutti i tuoi interventi puntuali e precisi, sempre molto molto professionali. Grazie Vale. Grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere. Buona grazie. Trasmissione e buone vacanze. Buongiorno, grazie. Vale, grazie, buone vacanze anche a te. Allora, no, iniziamo la corsa perché si è parlato di quello che potrebbe essere la conferenza stampa. Riccardo, io assolutamente non penso che si possano attribuire ruoli differenti all'interno della società, o semmai questo avvenisse, io dubito che lo Monaco poi dall'aspetto amministrativo non passasse anche a quello tecnico nel giro di un secondo. Ecco. Lo escludo completamente e credo che noi sappiamo bene che questa è una soluzione che non si potrà mai applicare. Ma c'è, prima di andare a leggere tutti i messaggi, perché poi il finale di trasmissione, ve lo dico subito, lo voglio dedicare all'interazione con chi ci ha sempre seguito e con chi ci ascolta, ci sono dei pronostici da parte di Giovanni Finocchiaro, il quale dice... Riccardo, adesso così per leggertene qualcuno, cosa ci dirà? Pronostichiamo. L'eliminazione è avvenuta per mano dell'arbitro? 100%. La colpa è dei disfattisti, terroristi, giornalisti o chi che sia? 100%. E lo scudetto, abbiamo vinto lo scudetto per avere risanato questo, quello, quell'altro. Queste sono tutta una serie. 250%. Tutta una serie di pod. Oppure magari parlerà, dice, di Novellino e di come è stato congedato, del fatto che Sottil non sia stato nemmeno presentato alla conferenza stampa di ritorno. Nulla. 0%. 0%. E allora andiamo subito a... No, Mario, scusami, andiamo in pausa. Facciamo l'ultima pausa e poi cominciamo. No, volevo solo chiudere con, se non ho chiuso Facebook, l'ho chiuso, quindi andiamo in pausa. Finire con gli ultimi messaggi che leggevo sul... che stavo leggendo sulla diretta Facebook, li vediamo dopo. Sì, andiamo in pausa. Dai. Pianeta Catania. Pianeta Catania. La voce della passione rosso-azzurra. Sono i dettagli che fanno la differenza. Non privartene. Per il tuo benessere visivo, ti aspettiamo in Via Etnea 81 a Catania. Ottica Italia. Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose che vedi cambiano. Vuoi gustare anche in inverno un'ottima pizza circondato dall'incanto indiscusso del mare in uno dei luoghi più suggestivi di Catania? Pizzeria Balsamo è il posto che fa per te. Situata di fronte al bellissimo porticciolo di Ognina, Pizzeria Balsamo è la terrazza sul mare più indicata per ogni tua ricorrenza. Da una semplice cena intima o fra amici a ogni evento importante che tu voglia festeggiare. Pizzeria Balsamo, dal 1944, la terrazza estiva e invernale più amata dai catanesi. Autocarrozzeria Leone, il servizio di autocarrozzeria che utilizza materiali e prodotti di alta qualità e soddisfa tutte le vostre esigenze. Autocarrozzeria Leone ti offre un'ampia gamma di servizi, carrozzeria multimarca, verniciatura in forno, gestione pratiche assicurative, riparazione in giornata, sostituzione cristalli, ritiro e consegna a domicilio. In più, auto di cortesia e cellulare dedicato per ogni urgenza. Autocarrozzeria Leone, la trovi a Catania in via San Pietro 11C. Autocarrozzeria Leone, e il problema non si pone. 15 anni di passione al servizio dei tifosi. Pianeta Catania. Pianeta Catania. Si sente con il cuore. E allora torniamo in diretta. Chi vi parla è sempre Mario Licciardello, Michele Campisi e Giovanni Faro, che dicono: Gianfranco, il tuo microfono non va. E vi giuro che non sono stato io a boicottarlo, ragazzi, ma spero che adesso si sia sistemata la situazione. Alfredo Caldarella che invece chiede a Gianfranco Sabella: Gianfranco, ma mi spieghi qual è il ruolo di questo presidente? Non ha mai parlato, parla di Franco probabilmente, non ha mai parlato in pubblico, io non l'ho mai visto, è assurdo. È Rosario Rocca che dice: buongiorno gente, forza Catania sempre, forza Sabella tutta la vita. Allora, per quanto riguarda, non è vero che dice questo, sì, dice. Per quanto riguarda Davide Franco, evidentemente è un ruolo istituzionale, basta. Sappiamo tutti la figura che ricopre Davide Franco in questa società, è un presidente istituzionalmente messo là, ma sono gli altri che dirigono tutti, ricoprono un ruolo in società e poi sono gli altri che si assumono le responsabilità di fare tutto il resto. Cominciamo con i messaggi. Vai. Arrivati al 347 73 20 200.
e io vorrei cominciare proprio con il vocale del nostro amico Fabio. Vediamo di mandarlo in onda. Mario, ciao ragazzi, sono Fabio. Non lo so cosa aspettarmi dalla conferenza stampa di Lomonaco, però volevo rispondere un po' a quello che parlano i giornali, Gianni Finocchiaro, che l'errore del direttore nel fare la squadra. Ha preso i giocatori più forti ogni anno, ma l'equazione giocatori più forti vittoria non è così, non sempre corrisponde, per cui io non lo so, io farei fare la squadra ai tifosi, farei un sondaggio tra i tifosi e farei fare scegliere a loro i giocatori, visto che siamo tutti allenatori, direi scegliete voi i giocatori, chi volete in porta, difesa, centrocampo, attacco, scegliete anche l'allenatore, se fra una schiera dell'allenatore, fra una schiera di giocatori, farò la squadra come dite voi, e se non vince, e chi è la colpa di Lomonaco, ragazzi? Ci vuole calma, pazienza, non è facile, lo stress di giocare a Catania, certi giocatori non sono abituati, ci vuole. Io in base alla campagna qui si vede che ha fatto tutto quello che era possibile. Ciao ragazzi. Allora, ringraziamo Fabio, ovviamente ci vuole calma, quando poi ti rendi conto del fatto che appunto l'equazione giocatore forte o ex giocatore forte non ti porta alla vittoria ma alla confusione, devi prendere provvedimenti, per 3 anni non li ha presi. Poi per il resto io faccio il tifoso, la formazione la deve fare giustamente chi ne ha la responsabilità. Andiamo avanti. Secondo me oggi lo ridimensionano. Oggi lo ridimensionano e con la vendita degli alberghi, perché mi sono documentato online, secondo me qualcosa di buono ne verrà fuori, perché non si può andare avanti in quest'altro modo, anche se la rabbia è a livelli proprio ancestrali, anzi siamo molto incazzati, Nino Pulvirenti, siamo molto incazzati, quindi cerca di fare le cose con oculatezza, per favore con oculatezza. Se tu mi dai un secondo prima di andare avanti con l'ascolto e la lettura dei messaggi, io sono riuscito ad entrare, ad accedere alla diretta su YouTube, quindi leggo i messaggi che ci sono anche qui. Voglio partire da quello di Salvo Siracusano, che era sulla diretta Facebook, e ti prego di accedere così vediamo tutto, che ci chiedeva: ma secondo te quanto resiste Lomonaco in conferenza stampa? Magari per 20 minuti terrattoni appropriati, pagati, poi dopodiché esplode, gli salta qualche nervo e poi va su tutte le furie. C'era una scommessa su questo. Dave Lion, che dice: oggi sembrate tanti Hello Kitty, grazie. Lucio Floresta, che dice: buongiorno, oggi parla il pontefice, si può vedere in streaming da qualche parte? Non lo so, sinceramente non vi so dire. Poi c'è Maria Cristina Leotta che dice: buongiorno, dalla conferenza stampa di oggi mi aspetto novità importanti, io comunque sto con Lomonaco, forza Catania, e vivo il parere libero di tutti. Ecco, questa è una cosa che io voglio dire, da questi microfoni non parte mai l'invettiva contro nessuno, e io sono, come tutti noi siamo, principalmente tifosi che rispettano il parere dei tifosi altrui. Una cosa che mi dispiace è leggere, osservare, ascoltare, sentire della guerra tra poveri sul parere del tizio che è sbagliato secondo il parere del Caio. Ognuno di noi ha ragione di dire la propria, e noi ringraziamo Maria Cristina e speriamo appunto che possa essere così. Fabio Grasso, che dice: la colpa è dei giornalisti che assistono ai suoi monologhi senza proferire parola o criticare il suo operato, alle spalle però gliene dicono di tutti i colori. E anche lì c'è da vedere, se alle spalle significa, che ne so, al bar mentre si sta bevendo il caffè è un conto, se alle spalle significa dire quello che si pensa da un microfono aperto di una stazione radio piuttosto che di una TV. E poi le conferenze stampa a volte prendono una piega, io non sono un giornalista, quindi sfortunatamente non ho la possibilità di assistere alle conferenze stampa in maniera diretta, però ecco, anche lì, come diceva Max Licari nei giorni scorsi, il problema non è fare la domanda, il problema è poi ricevere la risposta. Abbiamo visto che tante volte le conferenze stampa, soprattutto di Lomonaco, diventano monologhi. Abbiamo Giuseppe Arritalaimo che ci dice che si sente male. Non lei. Si sente male lui? No, non Giuseppe Rita. Si sente male il microfono, Gianfranco. Va bene, abbiamo cercato di sistemare qualcosa e speriamo di avercela fatta, voglio dire. E poi c'è Giovanni Giuffrida che ci dice: un saluto a tutta la redazione, grazie per il servizio fatto con molta competenza, sempre Forza Catania, credo che tutto l'ambiente calcio Catania si debba dare una calmata, compresi noi tifosi. Noi siamo qui per aspettare ed ascoltare. Vai tu. Allora, 347 73 22 100, Riccardo ci dice: io confermerei Sottil.
Non è lui il problema e per la C è un vincente. Facciamogli scegliere i giocatori adatti al suo gioco. Sarò controcorrente, ma è quello che penso, dice Riccardo. Poi c'è questo nostro amico che ci scrive dalla Germania, dice buongiorno, tanto per divertirci un po' fa il calciomercato. Pacca dalla Casertana insieme a Castaldo prima punta e come esterno Sunas del Monopoli e Corabi del Trapani. Siccome oggi sentiremo tante fesserie, allora inizio a spararle io per primo. Forza Catania, Heidelberg, Pippo Deutsch. Un saluto a Pippo Deutsch. Dice Max Ricker, mi manca la tua rubrica post partita del lunedì, perché non continui con una rubrica speciale calciomercato? Elogia Max. Voglio dire, per quanto riguarda Corapi, mi sta benissimo anche Sunas del Monopoli, ma Vacca e Castaldo lasciamoli a Caserta, caro Pippo, perché voglio dire, già hanno fatto benissimo là, e con questo ho detto tutto. Messaggio di Tullio da Caserta, ma come si fa ad indire una conferenza stampa prima che si riunisca il consiglio di amministrazione? Mi sembra una barzelletta. Come si fa, Riccardo? Anzitutto, per la qualifica di amministratore delegato non c'è bisogno di riunire il consiglio. Cioè, l'amministratore delegato, per parola stessa, ha delegato tutti i poteri del consiglio, quindi ha pienezza di poteri sostanzialmente. Ma detto questo, su questo si è pure detto, Roberto, per esempio, del fatto che ci sia qualche malumore all'interno fra i protagonisti, e poi sono la proprietà e l'amministratore delegato. Per il bene del Catania spero che non sia così. C'è questo nostro amico che dice che spero che sia l'alba di un nuovo giorno, speriamo bene. Sono vecchio, non rincoglionito, ne ho viste tante nella vita e di situazioni le ho sempre affrontate con onestà e chiarezza. Ora basta. Dice, se non sbaglio, è Papero Rosso Azzurro questo. Non posso mandare il vocal in questo momento, vediamo se riesco a farlo dopo. Nuccio ci dice, buongiorno, oggi ci torna Orisu Apastara. Speriamo faccia anche autocritica. Ieri è venuto fuori un altro nome per la panchina che è D'Angelo. Un esperto serve in panchina, basta scommesse tutte fallite, dice Nuccio. Però qui mi sento di dire una cosa, ecco, il professore ha colpito ancora, perché... Se dovesse arrivare D'Angelo, il suggerimento lo abbiamo dato noi un paio di mesi fa, quando dalla trasmissione che ogni settimana facciamo da Etnapolis abbiamo lanciato il grande Gorgoglione, alias Nino De Angelo, artista italo-tedesco famosissimo, che quindi ha ispirato, a questo punto avrebbe ispirato, potrebbe ispirare l'amministratore del Catania Lo Monaco. E ancora una volta possiamo dire che il grande Max Licari ha colto nel segno, anticipando anzitempo allora, la scelta dell'allenatore. Lo Monaco, ascolta te, è Max Licari che ha parlato, non dell'allenatore, di un cantante. Ma spiegateglielo, che avere gli orizzonti molto ampi. Ma spiegateglielo che è una battuta, Sabella, per favore, spiegate. Vabbè. Grazie. Buongiorno, dice Ciccio Lippo. Ciao a tutti. Buongiorno Ciccio. Oggi ascolteremo le solite frasi fatte dal nostro caro direttore. Ormai ci fici, mi cadde. Posso dire una cosa su Ciccio? Com'era bello giocare in squadra con Ciccio Lippo. Ho visto come interrompe i miei. Era bellissimo, ma lo devo dire, perché Ciccio giocava per tutti. Cioè, tu quando ti volevi fare una passeggiata andò a campo, io ero uno di quelli che non colpiva di testa perché si sammavano i capelli. Sapevo che c'era Ciccio, io cavallo. Andiamo avanti. Non mi aspetto più chiacchiere, ma solo fatti d'ora in poi. Tuppe tuppe maresciallo, direttore Forza Catania, dice Ciccio Lippo, che salutiamo. Visto Mario come si è entrato nel tuo messaggio, perché ti vuole bene e lo voleva sottolineare il tuo messaggio. Grazie. Gio dice, buongiorno, sento in giro, non da questa radio, commenti entusiasti per il ritorno di Lucarelli. Eppure lo scorso anno, durante tutto il campionato, fu più volte detto che Lucarelli non era adatto al Catania perché non sapeva dare un gioco e una mentalità aggressiva alla squadra che infatti non aveva carattere e coraggio. E le critiche furono feroci. Forse lo abbiamo dimenticato. Gio, qualcuno lo ha dimenticato, io no. Io sono totalmente contrario al ritorno di Lucarelli alla guida del Catania. Io invece dico che in questi anni nessuno dei tecnici... Stavo motivando mia contrarietà, però voglio dire... Vai. Io credo che nessun tecnico abbia colpe, perché non ha potuto lavorare per come avrebbe voluto. Vai, scusami. Io dico semplicemente che Lucarelli, a parte quello che ha fatto vedere in campo, anche la comunicazione che ci ha regalato Lucarelli, non fa per la città di Catania. Quindi Lucarelli, dicono che sia in pole position per la panchina della Pro Vercelli, io gli auguro tutte le migliori fortune, ma il Catania ha bisogno di altri profili. Io giudicherò positiva una campagna acquisti fatta dal Catania quando arriveranno personaggi che noi non conosciamo.
quando mi si darà la dimostrazione di conoscere veramente a tutto tondo non solo la Serie C, tre gironi, ma anche la Serie D. Non si può sempre pescare nel nostro orticello come ha fatto ultimamente il Catania. È Pozzebon, è Marotta, è Lucarelli, è Sottile. No, bisogna prendere gente che ha fatto bene da altre parti, gente che magari Gianfranco Sabella giustamente non conosce, ma che uno scouting fatto con sufficienza deve sapere andare a cogliere. Si parlava di qualche elemento del Pisa di cui D'Angelo è l'allenatore. Io ho visto il Pisa e quell'elemento mi soddisfa altamente, ma ce ne saranno tantissimi negli altri gironi. In Serie D ci sarà qualche profilo di giocatore pronto per la Serie C, giovane che ha bisogno di mettersi in mossa. Ecco, quella deve essere la campagna acquisti del Catania. E per carità, quando si dice bisogna fare la rivoluzione, sì, bisogna fare la rivoluzione, perché quest'anno, mi dispiace, con il fallimento del progetto, dei ritorni, delle conferme, bisogna rifondare su tutti i fronti. Non si può prescindere. Però i ritorni non li hanno determinati né Lucarelli né Sottile. No, poi mi permetto semplicemente dubbi, mi permetto, no, ma dico la proprietà, e mi permetto di dire anche un'altra cosa, che quello che tu dici è così corretto, che le squadre che in questi anni hanno dimostrato di saper fare meglio del Catania hanno pescato proprio là, dove non c'è la luce abbagliante del grande nome. Però c'è una cosa che ti voglio dire, ecco, qualcuno a Catania l'ha fatto. Il primo anno di Serie C, i signori Ferrigno, Pitino e Buonanno hanno innanzitutto tolto delle castagne dal fuoco, qualcuno poi ce l'ha con loro perché ci furono dei problemi legati al pagamento di Castro e qualcuno addirittura diceva non pagate gli stipendi ma toglietevi il debito Castro, certo, e poi il Catania sarebbe retrocesso. Ma la prima parte della stagione, poi è successo qualcosa, il Catania la giocò con una squadra costruita, in men che non si dica, da un trio di persone che conosce bene i fatti della Serie C, una squadra bene assortita, fatta con nomi non altisonanti, e una squadra che poteva tranquillamente dire la sua. Il problema è che poi arrivarono i problemi economici del Catania, subentrarono. Roberto. Io sulla triade ho un'altra visione. Io ricordo a me stesso che Ferrigno portò a Catania Bastianoni, e non ne diciamo più il posto. Bastianoni. Io ti ricordo Bergamelli, ti ricordo Scarsella, Bastianoni, il portiere. Ci sono i pro e ci sono i contro. Io quando ho sentito Ferrigno mi sono ricordato Manitta che si è preso Bastianoni un mese a controllare se valeva la pena prenderselo. Dopo 40 giorni Ferrigno gli fa il contatto a Bastianoni e puntiamo, punto esclamativo, e basta. No, io è mi auguro e basta. Però no, il Catania, no, perché Catania aveva una squadra che in C poteva giocare. Risultati, poi non parliamo del singolo calciatore, del singolo 11 dirige. Partite che mi facevano venire la tachicardia ogni volta. Tiravano da Pundomolo e mi scandava. Aveva Catania degli ultimi anni, aveva Catania sconvolgente. Aveva il cardiologo. Vabbè, comunque lasciamo stare. Tirava le malattie cardiache. E voglio dire solo una cosa brevissima. Oggi è il momento delle scelte, sapremo chiaramente se ci saranno delle conferme o meno, però speriamo. Se si fanno delle scelte sbagliate non si può essere complici di scelte sbagliate. Io personalmente sto aspettando le determinazioni che prenderà la società, però se io mi sento confermare certi elementi che negli ultimi 3 anni non hanno fatto male, hanno fatto disastri a partire dalle gestioni del settore giovanile, a partire dal richiamo di vecchie glorie, a partire dal fatto di sentirsi ineluttabili. Cioè qui hanno fatto passare una cosa che è assurda, che ci sono delle persone che sono per scelta divina ineluttabili. Cioè il Catania senza lo Monaco non è pensabile, secondo una parte della cosa. E allora questa non è giusto, non è bello. Io spero che l'anno prossimo si dia l'opportunità a gente come Mario Noce, come Arena, che ha fatto un campionato strepitoso nel Ragusa, nel Marina di Ragusa, a Pecorino, a Di Stefano, allo stesso Mannè, non dico di essere titolari, ma di essere presi in considerazione. Ma questo
comporta una serie di scelte, tra queste l'ineluttabile scelta di mandare l'attuale AD. Se resta l'attuale AD ed è nelle competenze della direzione, significherà giornata rossazzurra, significherà umiliazione costante della tifoseria, a partire dai biglietti che non puoi scegliere, dai posti che non ti danno, da tutta una serie di cose che sono ignobili. Dalle file che ti costringono a fare. Dal fatto stesso che tu, cioè guardate, cioè, noi siamo l'unica società di calcio dalla Serie A alla Serie Z, cioè alla terza categoria, dove i botteghini sono chiusi. E non è possibile, e questo succede perché c'è l'avallo della Lega, e tu devi fare il biglietto 4 giorni prima, 5 giorni prima, devi andare dal tabaccaio amico, e devi farti fare il biglietto 4 volte per evitare il posto peggiore. Non è più possibile. Però io queste cose, scusa, sono d'accordo con te Roberto, però io vorrei sentire dalla società se la colpa è di chi è la colpa, perché io non so se è della società la colpa. Attenzione, scusami, io non ho fatto, sappiamo, io quest'anno ho fatto 3 volte il biglietto con la Leonzio, perché io spesse volte la domenica sono a Scordia e a me piace andare allo stadio. Io tutte le volte ho fatto il botteghino, eccetera, eccetera, già sapevo qual era il biglietto perché vado alla... Quindi, ma se lo fanno a Lentini, perché non si può fare? Non solo, ma lo fanno in tutta Italia. Io ho fatto un biglietto Fiorentina, Bologna, sapevo perfettamente il posto, eccetera. Qui il problema è che c'è un elemento, uno, che tratta da spazzatura un'intera città. E questo non è più tollerabile. Difatti è il momento della scelta. La società scelga chi vuole come amministratore delegato, ma a questo punto... Se si subisce questa scelta, continuare a fare l'abbonamento significa essere complici. Mario, continuiamo con... No, due cose. Io poc'anzi facevo un esempio di Ferrigno, Pietina e Buonanno. Io vorrei che però Riccardo e Roberto prendesse anche conto e considerazione di quello che era il contesto, da dove si veniva, quello che era successo l'estate prima e come queste persone in 4-4-8 hanno innanzitutto venduto calciatori, poi non sono parenti miei, non li conosco, a me non interessa chi amministra il Catania. E ti dirò di più, io di Lo Monaco ho un'opinione precisa e l'opinione che ho su Lo Monaco la esprimevo sempre da abbonato e tifoso del Catania, liberamente, in tempi non sospetti. Non mi piace come tratta la piazza, non mi piace come gestisce i tifosi, però una cosa la devo dire qui, perché il Catania è un'altra cosa. Qualunque dovesse essere la scelta della proprietà, spero intanto che ce ne sia una, perché l'assenza della proprietà oggi per me come per voi è e sarebbe, perché ancora non lo sappiamo, veramente strana, pesante, sbagliata. Io per il Catania tifo e io l'abbonamento non me lo faccio per Lo Monaco. Questo non significa, attenzione, che io crei distinzione o faccia distinzione o penso che stiano su due piani diversi il tifoso che va allo stadio col biglietto e il tifoso che si abbona. Ma io hai questo vizio, ho questa passione, che mi trasferì mio padre quando io ero piccolissimo. Quindi se mai ci fosse Lo Monaco alla guida del Catania, nonostante quello che dovevo dire su Lo Monaco, l'ho sempre detto in tempi non sospetti, anche quando si arrivava tredicesimi, quattordicesimi in Serie A, io ripeto e dico... Ca un biglietto, mi facessero magari in prima fila, mo affazzo, perché mi hai chiesto a vedere lo Catania. Scusate, ma dirà le solite cose, dice questo nostro ascoltatore. I soliti proclami, dirà come ogni anno faremo una squadra per il primo posto, lotteremo fino alla fine, abbiamo bisogno di tutti i tifosi, dei 5 componenti, le famose parole di rito. Dirà che sarà un campionato più difficile rispetto a quello di quest'anno, perché ci sono molte squadre forti, ma ci proveremo fino alla fine. Lui è molto furbo e agirà con molta diplomazia. E ci prenderà per i fondelli, dice questo nostro ascoltatore. Il quale, e gli do un consiglio, dice sempre, sottolinea sempre, se non leggi il mio SMS è perché non c'è gli attributi. Ma tu perché non lo leggi? No, io invece li leggo gli SMS, però do un consiglio a questo nostro ascoltatore che ci dà questo grande privilegio di mandare i messaggi. Io i tuoi messaggi li leggo, però tu firmali, che è meglio. Invece di scrivere sempre le stesse cose, se non li leggi non c'è questo, se li leggi c'è quest'altro. Firma, io mi chiamo Gianfranco Sabato. E allora mi posso permettere di intromettermi, visto che io ogni anno questo radioascoltatore non solo l'ho giustificato, ma ho anche apprezzato il fatto che avesse la costanza di seguirci. Siccome noi qua ci mettiamo la faccia, io dico che per me i messaggi non firmati, a meno che non sia una chiara dimenticanza, non andranno più letti, almeno il venerdì di Pianeta Catania. E sicuramente noi
lo leggiamo stamattina, non letto, non perché lui ha scritto che se non lo leggo non ho gli attributi, questo che sia chiaro. Però la prossima volta dimmi, mi chiamo Turielifo, voglio dire. Buongiorno Pineta Catania, dice Daniele da Bolzano, la mattina ci sarà un voto senza vostra trasmissione, non è così. Vorrei chiedere da dove deriva la vostra convinzione che l'intervista rilasciata dall'Uomo Monaco e pubblicata dai Trasporti Press sia veritiera. Ti dico la mia, caro Daniele, deriva questa convinzione dal fatto che una volta riproposta l'intervista nella sua interezza, l'Uomo Monaco non l'ha ulteriormente smentita prendendo altri provvedimenti. Se è così, a meno che non lo faccia oggi. Ciao, sono Mauro e Carlottina. Mia figlia che ha 13 anni non ha ancora pace per l'eliminazione del Catania. Eravamo tutte le domeniche allo stadio. Ora il dispiacere più forte non è il Catania dopo tante delusioni, ma non vedervi la mattina con Pianeta Catania. Ma torneremo, stai tranquillo Mauro, non ci sono problemi. E Mario si allenerà tutta la stagione, tutta l'estate per essere ancora più bello. E poi venerdì sera con Max, che è la mia famiglia, è molto affezionato per come e per il professionista che è. Spero che a più presto facciate nuove trasmissioni, auguri e forza Catania. Salutiamo Mauro, salutiamo Carlottina, sicuramente. E la figlia di Mauro e Carlottina. Sì, evidentemente. Ma Mauro sì. Che è papero. No, un altro Mauro. Poi andiamo avanti, ringraziamo Antonio per la segnalazione. Agatino Ariane dice: aia di grazie, il primo non ha mai avuto una divergenza di idee con la società, mentre di grazie a mio avviso si è permesso di non essere in linea con i vertici societari. E questa lesa maestà viene punita al Catania anche andando contro gli interessi della stessa. Beh, parliamo proprio di interessi economici. Probabilmente Roberto Di Grazia, avendo comunque l'assistenza o beneficiando dell'assistenza di un procuratore che magari non metteva l'Uomo Monaco nelle condizioni di far guadagnare qualcosa al Catania, lì è nata la divergenza. Secondo me il male più grande è stato fatto ai danni del Catania, perché quando tu hai un esterno che ti piaccia o meno, per me Di Grazia è un buon esterno per la Serie C, e non lo fai giocare, stai facendo danno al Catania, punto. O no? C'è Davide che dice bravissimo Roberto. Poi andiamo con questo messaggio. Giampaolo dice: ma come puoi dire che la squadra dell'anno scorso non era più forte? 70 punti e 11 vittorie fuori casa. Mazzarani e Russotto non sono stati indispensabili alla squadra. Solo Mazzarani ha conquistato 9 punti, di cui 6 in trasferta. Russotto sulla fascia era devastante, e che non hanno saputo gestire di grazia pure. Dai, finiamolo, dice Giampaolo. Giampaolo, io ho detto che io non mi strapperò mai le vesti per una cessione di un giocatore, men che meno per la cessione di Mazzarani e Russotto. Il danno non è stato la cessione di Mazzarani e Russotto, il danno è averli ceduti e non averli sostituiti. Come lo devo ripetere, in aramaico non lo so fare. Ma consentitemi, Mazzarani brillava soprattutto per il fatto di passeggiare nel campo. Ora, se dobbiamo arrivare al punto di rimpiangere Mazzarani, io ti dico, caro Giampaolo, che quest'anno il capocannoniere è stato Lodi l'anno prossimo, e che ci ha portato non so quanti punti, forse 35. Ti posso dire che l'anno prossimo, se il Catania schiererà Lodi, farà lo sbaglio più grande della sua storia. Questo è il mio pensiero. Oh, per una volta siamo pienamente d'accordo. E te lo sto dicendo oggi, che è il 14 di giugno. Ma no, Lodi ha fatto bene con il Catania quest'anno, grazie, è stato il capocannoniere, grazie, però basta. Allora, noi abbiamo bisogno di altri profili per quanto riguarda soprattutto il centrocampo. Se mi posso permettere, lode a Lodi per quello che ha fatto, però segnare, portare dei punti, che non credo siano 35, Gianfranco, no, lo diceva, ma io così, ho fatto un'iperbole, sono molti di meno, nell'economia di un campionato spesso grava, pesa. Lo abbiamo visto anche durante le partite di playoff, dopo i due gol bellissimi, efficaci, perché ci hanno permesso di sperare, Lodi contro il Trapani lo abbiamo visto in campo? No. E chi dice il contrario sbaglia. Non è stato utile né tatticamente né tecnicamente. Ce la stiamo prendendo con Lodi soltanto? Assolutamente no. Ma con un progetto che è sbagliato. Perché Lodi quest'anno, poche volte l'ho visto partecipare attivamente alle partite, se non per i calci da fermo. Una persona che viene definita il faro deve illuminare, deve aprire il gioco, lanciare, determinare le azioni. Non è stato così. Ci dice questo nostro amico che non si firma: oggi l'Uomo Monaco ci condurrà con amore per gli stessi sentieri gloriosi degli ultimi 3 anni. Speriamo che non siano nel progetto futuro i giovani della Serie A. La situazione economica è superata e le prossime scadenze se permetteranno mirabili di mercato. Ovviamente ripulisti di tutti, tranne che dell'unico responsabile. Sicuramente un centrocampo con Lodi e Biagiani fa ben sperare. Vabbè, questo messaggio dice delle cose ironiche.
la colpa sarà degli arbitri. E spero che l'omonico dica che cambierà le canzoni che si mettono all'ingresso della squadra in campo. Mazzetti in panchina. Chi ci sarà oggi della vostra redazione in conferenza stampa? Vediamo se Max ha delle problematiche di carattere professionale e probabilmente non potrà andare. Non potrà andare. Mi auguro che la gente. Ah, si chiama Carmelo, questo nostro amico, e mi dice: mi auguro che la gente non si abboni. Questo è il segnale che si deve dare alla società. Si andrà allo stadio pagando il biglietto solo se il Catania sarà sempre al primo posto. Viceversa, tutti a casa, e questo è il segnale. Dice Carmelo, il nostro amico Carmelo, che dice, però è troppo facile. Commenta. Carmelo, dobbiamo chiudere. Ringraziamenti, Mario. Ringraziamenti innanzitutto a Riccardo, Roberto, che ogni venerdì sono qui con noi. Ringraziamenti a tutti coloro i quali rendono possibile che Pianeta Catania, poi il successo di Pianeta Catania durante tutti questi anni, quindi tifosi che noi apprezziamo qualunque dovesse essere il loro parere, purché si rispetti appunto il parere degli altri, e noi per questo vi ringraziamo. Ringraziamento speciale a Gianfranco Sabella, con il quale ho avuto il piacere per il secondo anno consecutivo di condurre la puntata del venerdì. Ringraziamento agli sponsor, lo abbiamo fatto. Noi vi aspettiamo sempre, come dire, qui, siamo qui, magari non sappiamo se la sede sarà questa oppure no. In ogni caso ci risentiamo. Stasera abbiamo che cosa? Stasera abbiamo... No, prima ringraziamenti a io, Roberto e a Riccardo. Erica, grazie ragazzi. Io, sì, ma io siamo noi che ringraziamo voi per averci invitato e per averci permesso di esprimere le nostre idee, che qualche volta sono state accalorate, ma comunque sempre calorose e sentite. Vabbè, ma già ve l'abbiamo spiegato la questione ospitate, grazie, qui siete in famiglia. Allora, Riccardo, visto che non volete essere ringraziati, non vi ringrazio. Ringraziamo invece chi, seguendoci, ci dà la voglia di continuare. Ecco, io invece ringrazio tutti voi per la stagione, ringrazio Max, ringrazio Mario, ringrazio tutti, Piero, Alfio, Vincenzo, Riccardo, Roberto, e tutti coloro i quali ci hanno permesso ancora una volta di andare avanti come facciamo da più di 15 anni. Noi saremo sempre qua e chiediamo solo e sempre una cosa a chi sta sopra a comandare il Catania: rispetto, e in una parola è condensato un mondo. Forza Catania, lo diremo sempre. Saluto Mauro, che e lo ringrazio per le belle parole. Dobbiamo chiudere necessariamente perché abbiamo appunto l'altra trasmissione a seguito. Ricordiamo gli appuntamenti che stasera vedranno appunto Gianfranco Sabella, protagonista insieme a Pier Italia e Max Ligari della puntata di Calcionate Pianeta Catania. Domani mattina dalle 10 alle 12 Massimo e Max Ligari da Etnapolis. Vi invitiamo a venire in Piazza Università perché Gianfranco oggi offrirà la colazione a tutti. Vi ringraziamo, si conclude qui questa puntata di Pianeta Catania del venerdì per questa stagione, quindi un abbraccio a tutti, forza Catania sempre. Forza Catania. Forza. Autocarrozzeria Leone, il servizio di autocarrozzeria che utilizza materiali e prodotti di alta qualità e soddisfa tutte le vostre esigenze. Autocarrozzeria Leone ti offre un'ampia gamma di servizi: carrozzeria multimarca, verniciatura in forno, gestione pratiche assicurative, riparazione in giornata, sostituzione cristalli, ritiro e consegna a domicilio. In più, auto di cortesia e cellulare dedicato per ogni urgenza. Autocarrozzeria Leone, la trovi a Catania in via San Pietro 11C. Autocarrozzeria Leone. Il problema non si pone. Vuoi gustare anche in inverno un'ottima pizza circondato dall'incanto indiscusso del mare in uno dei luoghi più suggestivi di Catania? Pizzeria Balsamo è il posto che fa per te. Situata di fronte al bellissimo porticciolo di Ognina, Pizzeria Balsamo è la terrazza sul mare più indicata per ogni tua ricorrenza. Da una semplice cena intima o fra amici a ogni evento importante che tu voglia festeggiare. Pizzeria Balsamo, dal 1944, la terrazza estiva e invernale più amata dai catanesi. Sono i dettagli che fanno la differenza. Sono i dettagli che fanno la differenza. Non privartene. Non privartene. Per il tuo benessere visivo, ti aspettiamo in Via Etnea 81 a Catania. Ottica Italia. Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose che vedi cambiano. 15 anni di passione al servizio dei tifosi. Pianeta Catania. Pianeta Catania. Si sente con il cuore.
Forza Catania, Cacusanza.